Bentrovati amici del web, una delle domande ricorrenti che ho ricevuto recentemente riguarda la cosiddetta paleodieta, che è un'idea che galleggia un po' già dagli anni 80, discussa in diversi articoli nella letteratura scientifica, ma resa definitivamente popolare dal dottor Laurent Cordain in questo libro chiamato appunto La paleodieta, pubblicato nel 2002. Allora, di che cosa si tratta? L'idea centrale è che il modo ideale di alimentarsi è quello per il quale i nostri geni si sono evoluti nel corso di 2,5 milioni di anni di storia dell'uomo. Purtroppo però, se guardiamo al nostro modo di nutrirci oggi e pensiamo al modo in cui si nutrivano i nostri antenati, ci accorgiamo facilmente che c'è stato un enorme e repentino cambiamento nel modo di nutrirsi a partire dalla rivoluzione agricola, circa 10.000 anni fa, che è un nulla se paragonato alla storia evolutiva dell'uomo. E poi ancora di più con la rivoluzione industriale, un paio di secoli fa, tutti i cambiamenti ai quali i nostri geni non hanno avuto il tempo di adattarsi, perché l'evoluzione e la selezione naturale operano ovviamente con tempi molto molto più lunghi. Per cui il dottor Cordain dice: i nostri geni si sono adattati nel corso di 2,5 milioni di anni a farci prosperare con un certo tipo di alimentazione, e poi a un certo punto, praticamente l'altro ieri, noi abbiamo completamente cambiato il modo di nutrirsi e i nostri geni sono del tutto spiazzati, non sono adattati per farci prosperare con questo nuovo modello alimentare, e perciò noi oggi non solo tendiamo più facilmente ad ingrassare, ma siamo anche vittime di tutta una serie di malattie croniche, come malattie infiammatorie, cardiovascolari, artrite, diabete, tumori, osteoporosi, che, dice Cordain, potrebbero essere facilmente abbattute semplicemente tornando a mangiare come si è fatto per 2 milioni di anni prima della rivoluzione agricola. Quindi qual è la dieta da seguire secondo questo approccio? Beh, molto semplicemente una dieta che sia il più vicina possibile a quella dell'uomo delle caverne, la stessa che il dottor D'Adamo, vi ricordate nel video precedente abbiamo parlato della dieta del gruppo sanguigno, ecco, la stessa dieta che il dottor D'Adamo suggeriva per gli individui di gruppo sanguigno 0, quelli che secondo lui erano geneticamente più simili all'uomo delle caverne. Semplicemente il dottor Cordain non fa più alcuna distinzione e dice: tutti quanti come l'uomo delle caverne. E quali alimenti aveva a disposizione l'uomo delle caverne? Beh, sostanzialmente quelli che venivano dalla raccolta e dalla caccia: frutta, verdura e carni magre. Che cosa invece non mangiava? Gli alimenti che vengono dall'allevamento, dalla coltivazione e dalla trasformazione tecnologica. Non aveva cereali e ovviamente i loro derivati, fra cui la farina, non aveva legumi, non aveva latte e latticini, non aveva carni grasse, che sono tipiche degli animali allevati che mangiano e non si muovono, non aveva sale, non aveva zucchero, l'unico zucchero un po' concentrato poteva venirgli dal miele, ma era comunque una cosa rara, sicuramente stagionale, e poi vai tu a rubare il miele alle api in un alveare se non hai le tecnologie per farlo. Le uova probabilmente le mangiava ogni tanto, ma anche quello non era cosa di tutti i giorni. Il latte certamente no, perché vai tu a mani nude a mungere un bisonte selvatico per rubargli il latte destinato ai suoi figli. Quindi il 90% dei cibi che troviamo al supermercato sono effettivamente cibi che un nostro antenato non riconoscerebbe neppure: farina, pane, pasta, biscotti, pizza, tortiglia, cibi preconfezionati, cibi salati, latte, yogurt, formaggi, gelati, zucchero, dolci, cibi o bevande zuccherati, legumi, salumi insaccati, carne grassa o grasso visibile nella carne, tutte cose che perciò vanno evitate. I cibi da salvare sono invece tutte le carni magre, meglio se da animali nutriti ad erba e non a granaglia, e meglio ancora la selvaggina, che è la cosa più vicina agli animali selvatici che cacciavano i nostri antenati, le frattaglie, il pesce, i frutti di mare, qualche uovo, poi frutta e verdure in abbondanza, ma non le patate, e infine un po' di frutta secca, semi oleosi e olio d'oliva. Un'alimentazione di questo tipo assicura un buon apporto di proteine, pochissimi zuccheri semplici e assai meno carboidrati della dieta media dell'uomo di oggi. Un apporto moderato di grassi, con una giusta proporzione tra omega 3 e omega 6, poco sodio e molto potassio, una prevalenza di cibi alcalinizzanti rispetto a quelli acidificanti e un'abbondanza di fitocomposti antiossidanti e protettivi da frutta e verdura. Poi però, siccome manca ancora qualcosa, il dottor Cordain vi suggerisce tutta una serie di supplementi: 2000 unità internazionali di vitamina D se non state al sole almeno 15 minuti al giorno, tra 200 e 400 unità internazionali di vitamina E, 1 grammo di vitamina C, tra 200 e 400 microgrammi di selenio e tra 1 e 2 grammi di omega 3 EPA e DHA. Ora, sono tutte supplementazioni ragionevoli, in principio non ho nulla di contrario ad alcuna di esse, però
Dai, è abbastanza curioso che dopo aver scritto più di 100 pagine dicendo che tutto quello che non mangiava l'uomo delle caverne non va bene perché dà fastidio ai nostri geni, e poi vi tira fuori addirittura dei supplementi, una cosa che evidentemente né l'uomo delle caverne né i nostri geni hanno mai visto per milioni di anni. Ma al di là di questa cosa un po' in controsenso, io un po' di altre osservazioni ce le ho. Primo, io noto una enorme differenza tra la dieta che vi propone il dottor Corden e quella dell'uomo preistorico. Cioè, il dottor Corden parla di quali cibi l'uomo preistorico mangiava e quali non mangiava, ma dimentica completamente di parlare di quanto ne mangiava. L'uomo delle caverne non mangiava carne tutti i giorni, 3 volte al giorno, mangiava così dopo una battuta di caccia andata bene, ma la volta dopo, quando la battuta di caccia andava male, stava a stecchetto, magari per diversi giorni, mangiando solo qualche frutto e erba che trovava in giro. Quindi l'uomo preistorico sperimentava periodi di abbondanza di cibo alternati a periodi di seria restrizione calorica, che noi sappiamo oggi attiva tutta una serie di meccanismi protettivi, lo stress adattativo, eccetera, che hanno potenzialmente anche effetti molto positivi. Nella paleodieta che vi propone Corden, invece, voi avete solo e sempre una situazione di abbondanza, perché la battuta di caccia al vostro supermercato va sempre a buon fine. Per cui quando mi viene il crossfitter che dice bam, io mangio come l'uomo delle caverne, sti cavoli, tu mangi come 5 uomini delle caverne messi insieme, perché non stai mai a stecchetto, mangi sempre a sazietà, e questo cambia completamente le carte in tavola. E non ho niente contro il crossfit, anzi un'attività sportiva eccellente. Secondo, gli alimenti che abbiamo oggi sono ben diversi da quelli che mangiava l'uomo preistorico. La carne, se è selvaggina, d'accordo, ma se è di animali da allevamento nutriti a granaglie come quella che trovate normalmente al supermercato, ha più grassi saturi, meno insaturi e un rapporto omega-3-omega-6 molto più basso. Il pesce risente facilmente di contaminazioni ambientali, anche lui, se è di allevamento nutrito con oli vegetali o cereali, ha molti meno omega-3 e molti più omega-6. Moltissima della frutta e della verdura che mangiamo oggi è frutto di incroci e selezioni che hanno prodotto varietà e caratteristiche che la rendono estremamente diversa da quello che si trovava in giro 1 milione di anni fa, incluso il suo contenuto in zuccheri, fibra e polifenoli. Terzo, l'ambiente in cui viviamo oggi anche lui non è più quello dell'uomo preistorico. Noi non viviamo nelle caverne e non andiamo a caccia, ma viviamo in città inquinate, in case riscaldate, usiamo la macchina per andare a lavorare. Cioè, non solo abbiamo uno stile di vita diverso, ma siamo anche inseriti in un contesto completamente diverso. E poi, soprattutto, quello che manca a questa teoria è che manca completamente una spiegazione dei meccanismi per cui bisognerebbe seguire questo modello alimentare. La sua unica argomentazione è che alcuni cibi una volta non esistevano e quindi i nostri geni non si sono adattati ad usarli e perciò vanno eliminati. Ma perché? Per quale ragione? Ci sono tante cose che facciamo oggi e non facevamo una volta, ma questo non è sufficiente a dire che di per sé ogni cosa nuova sia malvagia. L'uomo delle caverne non aveva neppure gli antibiotici da prendere quando si ammalava, ma non penso che solo per questo si debba concludere che è meglio fare a meno degli antibiotici. Allora, quando noi digeriamo un alimento, lo rompiamo nei nutrienti che lo compongono, che sono sempre quelli: proteine, grassi, carboidrati. Dopodiché assorbiamo quelli e, una volta assorbiti, il nostro organismo non va più a vedere da dove vengono. Un amminoacido è un amminoacido, non è diverso se viene da un cereale o da una bistecca, è sempre la stessa molecola. Per cui, se mi parli di rapporto omega-6-omega-3, di rapporto proteine-carboidrati, eccetera, su questi concetti possiamo essere d'accordo, ma se io il mio rapporto omega-3-omega-6 lo faccio giusto anche utilizzando i cereali, cosa cambia? Per come la vedo io, proprio niente. Detto tutto questo, il modello alimentare che alla fine vi propone lui non è che sia molto diverso da quello che vi propongo anch'io, senza tirare in ballo l'uomo delle caverne. L'unica differenza grossa è che lui vi fa eliminare completamente i cereali e i legumi, e su questo non sono assolutamente d'accordo. In primo luogo perché sono italiano e se mi togli la pasta divento una belva, ma poi perché non mi offre nessuna ragione valida per giustificarne l'eliminazione, a parte qualche riga sulle lectine e le allergie, che sì, è un aspetto da tenere in considerazione, ma allora anche per la carne e il pesce possiamo trovare dei pro e dei contro. Ora, carne tutti i giorni, se vivo 30 anni come l'uomo delle caverne, se era fortunato, va bene. Ma visto che oggi vogliamo arrivare ai 100, dobbiamo cominciare a considerare anche altri parametri. Un consumo elevato di carne crea una microflora intestinale che aumenta il rischio di tumore al colon, e un consumo eccessivo di proteine animali aumenta il rischio di osteoporosi, come abbiamo visto
più volte. Ora è vero che la sua dieta è anche molto ricca di frutta e verdura che tendono ad annullare questi due effetti negativi, ma resta comunque una dieta iperproteica e ricca di proteine animali che, se la seguiamo per tutta una vita, tende a far pendere il piatto della bilancia verso questi due effetti negativi. Detto anche tutto questo, come lettura è una bella lettura, ci sono molti spunti interessanti, soprattutto perché ci fa riflettere sull'evoluzione delle nostre abitudini alimentari e su alcune cose che non vanno nel sistema agroalimentare di oggi. Le mie osservazioni ve le ho dette, dopodiché c'è la solita domanda che è: va bene, ma io la sto seguendo, mi fa male? Non è la fine del mondo, un po' come ho detto anche per la dieta zona, non è la gioia della mia vita, secondo me si può fare meglio senza bisogno di essere così drastici, ma se seguite bene questo modello alimentare avete comunque una dieta che è qualitativamente superiore a quella della media della popolazione italiana, e che ahimè è una dieta con troppi cereali raffinati, troppi zuccheri semplici, troppo sale, troppa poca fibra e non abbastanza frutta e verdura. Veryfood@spaziosfera.com per inviare una domanda a questo podcast, e poi come sempre c'è ancora una sola cosa da ricordare, ed è questa: vita pieta, mente lieta e moderata, dieta tutto chiaro, Veryfood.